Uff, fa troppo caldo! Di cosa ti lamenti? È estate! Bevi un po' di succo! Ok, ok! Allora, ti piace? L'ho fatto io! Sì, è buono, ma ha un sapore strano! Sei sicura che sia succo? Certo, è una mia ricetta! Ma cosa ci hai aggiunto? Ma bevi, stai tranquillo! Ok, però qua fa veramente troppo caldo! Non è possibile! Effettivamente è un po' troppo caldo! Andiamo a vedere se c'è qualcosa! Cos'è questo ribollire? Aspetta un momento! Ma che diavolo succede qua sotto? Oddio, il pavimento è lava! Voglio andare via di qua! Allora farei meglio a farti crescere le ali, Anna! Hai visto Oddio. Di là cosa c'è? Tutto sotto è pieno Ma di lava! Ma cos'è questo lago di lava? Non lo so! Tutta la città è ridotta così! Il pavimento è lava dappertutto! Ti ricordi quando eravamo dei piccoli blocchettini che giocavamo sempre al pavimento e lava? Che grandi risate ci facevamo! Ma adesso altro che risate qui. Effettivamente ora il pavimento è lava sul serio! Ah, mio Dio! Ho paura, Anna! Ascolta, dobbiamo calmarci, dobbiamo calmarci! Dobbiamo trovare il modo di andare via dalla città! Mi rilevo, no, stai tranquilla, ti mi dico! Mi rilevo. Non metterti a piangere, ti prego, non metterti a piangere. Ascoltami, ci sono qua io. Finché ci sono qua io le cose andranno bene, te lo prometto. Tu ti devi fidare di Lion. Lion ti porterà fuori da questa città. Sarò il tuo eroe, sarò così bravo che Superman sarà una beffa a mio confronto. Potrà accompagnarti solo. Andiamo, adesso. Davvero? Sì, davvero, ti lascerò qua. Non ti lascerò qua, scusami, dai! Ma insomma, la smetti di piagnucolare, per favore, Anna! Ti dico che ti porterò fuori di qua, devi credermi! Ho solo confuso a parlare, bene, ok. Allora sei il mio eroe! Certo, sono il tuo eroe! Però, questo con mi imbarazza faccia? Un pochino. Senti, mi hai messo in imbarazzo, d'accordo? Oh, povero. Oh, io sono l'eroe, non sono l'eroe, io sono umile, va bene, sono umile. Okay, oh mio Dio, dai. Per un attimo sei stata Steve. Per destreggiarci in mezzo a questo schifo di lava, pavimento lavico che c'è dappertutto, ho preparato qua, perché io sapevo di questa apocalisse in realtà. Lo sapevi? Certo. E non mi hai portato via prima. Ma è l'evento nazionale del reame di Robloxia, Bloxoxia, Anna, perché hanno istituito una festa nazionale, hanno riempito tutta la città di lava per far divertire grandi e picciuini. Questo che hai messo questo coso qua. Sai, il sindaco è un po' un pazzo, la lista delle cose. C'hai ragione. Sì, infatti, la città di lava si chiama l'evento cittadino. Raccogli le provviste, non toccare mai la lava e raggiungi la fuga. Semplice, facile, e chi vince guadagnerà un bonus di 50 blocks euro da spendere in tutti i più grandi negozi di pozioni, un secchio d'acqua, un paio di stivali con atterraggio morbido. Non credo ci proteggeranno se atterriamo sulla lava. Lì il problema non è che l'atterraggio è duro, ma che è focoso. E poi, meraviglia delle meraviglie, guarda che cosa ci hanno dato. Un gadget di ultima generazione, un grappling hook. Sai che cos'è questo? Serve per acchiapparsi a tutte le cose. Guarda, ti mostro come funziona su quel pilastro. Vedi? Okay. Mi posso tirare e poi, posso anche riavvolgere la corda e arrivare dritto sopra il mio grappling hook. Sei pronta? Abbiamo anche un secchio d'acqua. Metti gli stivali, mi raccomando. E abbiamo anche un secchio d'acqua per le emergenze. Se ci troviamo ad essere vicini alla lava, abbiamo una possibilità di salvezza. Ora, il luogo di raccolta dovrebbe essere da quella parte là, verso i grattacieli più alti. Quindi dobbiamo iniziare subito ad andare. Abbiamo anche del cibo, quindi possiamo cadere tutte le volte che vogliamo. Non dovrebbe fare troppo male, abbiamo gli stivali. Vieni, seguimi, passiamo da qua. Tu devi stare, mi raccomando, sempre vicino a me. Non ho intenzione di perderti, d'accordo? Okay. Non ti lascerò qui da sola. Davvero? Oh mio Dio, di nuovo con questa faccia rossa. Ma che sei? Davvero? Sì. Smettila. Oh, santo cielo, ma che hai bevuto prima? Ma che siamo sicuri che erano cocktail analcolici? O che c'era qualche cosa strana nel tuo? Mi sa che non lo so neanche io. Molto buono. Ecco, perfetto. Allora, ascolta un po'. Basta agganciarsi da qualche parte dove bisogna. Oh mio Dio! Ok, sembra più facile di quello che è in realtà. Però ci sono. Sono su una finestra. Okay. Riesci ad arrivare qui anche arrivo. Tu? Dai, sbrigati! Whee! Oh mio Dio, mi viene addosso. Oh, ci sei? Sì. Ok, scendi qua. Dove vai? Isso. Okay. Ma mi lasci qui. Da solo. No, sono qui. Guarda, ok, allora qui. Io adesso dovrei riuscire ad arrivare verso l'ospedale. Io. Ok, ci sono. Mi isso anch'io. E dovrei essere. Ok, perfetto. Guardami dove sono. Ci sono. Tu dove sei? Non andare a finire nella lava. Ok, perfetto, ci sei anche tu. Ascolta, adesso dobbiamo riuscire ad andare verso quella direzione. Non siamo in cima all'ospedale. Però, secondo me,
Se riusciamo ad appenderci alla cima di quel grattacielo così e poi io! Oh santo cielo, ho failato un attimo. Però ce la posso ancora fare, guarda. Tu puoi oscillare col rampino, capito? Wow. Devi basarti su questo, sull'oscillare e lanciarti. L'uomo ragno. Sì, sono l'uomo ragno. Dove stai? Vieni, Anna. Wow. Ok, ora oscilla, lanciati verso di me. Ok, non oscilla. Non farò mai. Dai, oscilla. Aspetta. Brava. Arrivo. Adesso lanciati e rilancia il rampino. Rilancia, brava. Ci sono. Ci sei? Io ti ho vista cadere verso morte certa. Sono qua sotto. L'importa. Ah, ok. Oh, eccomi. Ok, vengo io, sali tu. Vengo su. Sono sceso. Su. Ok. Ecco. Meno male che abbiamo gli scarpini, guarda. Meno male che abbiamo gli scarpini. Adesso dobbiamo. No, ti propongo una cosa. Ascolta. Dimmi. Tanto le finestre di questo palazzo sono tutte di vetro. Rompiamo due vetri, poi li ripaghiamo alla fine dell'evento. Dai, non ce ne frega nulla. Okay. E passiamo dall'altra parte del palazzo verso di qua. E da qua sono sicuro che possiamo raggiungere un'altra zona della città. Fa vedere. Quello lì, quella veranda? Di legno. Di legno? Sì. Ok, allora l'ultimo piano della veranda di legno, Okay. Io ci sono. Beh, no, è stata un'idea stupida. Hanno toccato la lava per un attimo. Oh mio Dio. Stai bene? Sì, sto bene. Mi sono tutto bruciacchiato il sedere, però. Okay. Adesso devi venire. Arrivo. Io mi oscillo, entro. Opla. Ok, dove stai? Anna? Arrivano qui. Anna, dove? Dove qui? Sono sul tetto. Ah, ok, io salgo da dentro allora, tanto dentro il palazzo sembra che il pavimento non sia lava. Ok, eccomi. Vieni. Grazie. Ok, adesso dobbiamo andare, secondo me. Mi sono perso completamente. Proviamo a salire sopra questo grattacielo e vedere se da qui vediamo un attimo meglio. Sì. Così. Piano. No, e non dentro le finestre. Qui. Non dentro le finestre, sali così, ok? Piano. Sì. Anna, stai attenta, non voglio finire a morire nella lava proprio ora, Ce la fai. Devo salire. Ah! Oh mio Dio! Che oh c'è? Mio Dio, per un attimo sono caduto di sotto, spostati che devo salire. Ma dai, ma che cos'è? Ma ho il rampino storto. Ma tu eri l'eroe. Ero l'eroe, quasi è difficile, senti, sono l'eroe ancora. Ok, Anna, col rampino abbiamo dimostrato una certa proficienza. Siamo stati abili come degli stambecchi, ma dobbiamo dimostrare di essere bravi anche senza la tecnologia rampinica. In che modo? Saltando da qui verso quell'altro palazzo là sotto. Non tu è troppo salterai. Certo che salterò, Anna. Oh, madosca, di nuovo. Ce la farò, sarò il tuo eroe. Wow. Vado, sei pronta? Okay. Sarò l'eroe di questa città. Manzai! No. Oh mio Dio. Ho dovuto usare il rampino all'ultimo momento, Anna, perché me la sono vista tanto brutta. Okay, vieni anche tu allora. Vado. Ci sei? Arrivo. Dai, sbrigati, Geronimo. Ti aspetto qua sotto. Eccola là! Ah! Tira il rampino. Ok. Per un attimo ti ho vista nella lava. Adesso da qui credo di riuscire a intuire dove dobbiamo andare. Credo di capirlo. Allora, possiamo andare tranquillamente sopra le case. Dovrebbe essere molto facile saltare questi gradini. Vieni, seguimi, sbrigati però, dobbiamo arrivare per primi. Se no ci fregheranno il primo premio. E qui andiamo verso quella casa così. Oplalalai. E poi un salto. Ed eccomi qua sopra. Qua la missione è semplice. Dobbiamo andare verso quel lungo corridoio in mezzo a tutti i grattacieli. Potremmo anche superarlo con un salto, ma i nostri rampini non sono abbastanza potenti. Ma è lontanissimo. Lo so, ma sarebbe il salto più epico della storia, Arrivare tutto ad un tratto in mezzo a quei grattacieli. Ascoltami, possiamo cercare la cassa bonus però, perché dentro le case ci sono le cose degli abitanti di questa città, che ora sono tutti fuggiti, non si sa neanche perché. Solo perché il sindaco organizza un bel evento, tutti scappano via. Però Corri. Ecco qua. Per esempio, con questi due pistoni, prendine uno anche tu, dovremmo essere in grado di potenziare il nostro rampino. Ecco qua, motorizzato adesso. Ora sì che si parla. Abbiamo un rampino a motore. Questo ci permetterà di risalire e scendere molto più velocemente di quell'altro. Adesso abbiamo ancora il secchio da usare, quindi abbiamo una possibilità extra se le cose dovessero andare male. Mi sento già il premio per questo evento, Anna. Siamo i migliori della città di Robloxio. Sicuramente. Ma tu sei un vero genio. Oh, madonna, ma ogni 5 minuti devi emozionarti per qualcosa. Ho capito che sei una ragazza molto emotiva, ma qua mi sembra che si esagera però, abbi pazienza. Guarda me invece, sono un duro senza emozioni, uno di quelli che non lo toccano niente. Un grande eroe, no? Che ne ha viste e ne ha passate di cotte e di crude. Voglio vedere quando ti lanci da qui quante emozioni. Oh mio Dio, perché devi ricordarmi cose brutte? Vai, mi lancio sopra quello. Mamma mia! Oh mio Dio! Se così è forte! Se la pepina! Questo Arrivo. Motorizzato ci tirerà verso la vittoria! Vado verso l'altro!
Wow, ok, ok, sono in cima alla città, Anna, sono il re del mondo. Arrivo. Che spettacolo, guarda sotto di me tutti gli edifici, tutto... però vedo là il luogo di raccolta da qui, spettacolare, guarda, guarda. Dov'è, dov'è? Guarda, è verso di là, vedi l'H, oh, con sì. I beacon che illuminano il luogo dove atterrerà l'elicottero e ci porterà via, e ci porterà alla sala del premio, Anna, e lì, si sa, solo Dio sa che cosa ci daranno, forse buoni sconto, torte o mele d'oro in abbondanza. Il problema è adesso che siamo in altissimo e il grappling hook non si può usare per scendere. Si può usare solo per salire. Come facciamo per scendere? Guarda, di là ci sarebbero dei mini orti, ma sono veramente piccoli e centrarli da quassù è parecchio difficile. Però c'è un'altra tecnica che io e soltanto io, insieme a Naruto di Okuto, conosciamo. E cioè utilizzare il secchio quando si cade. Se sei perfetta con il timing, puoi riuscire a metterti l'acqua proprio sotto i piedi quando cadi. Però è molto difficile. Lo sai che non lo sarò, vero? Non lo sarai. Non lo sarai mai, Anna. Ma probabilmente neanche io. Quindi potremmo provare a scendere. Aspetta, fammi provare la tecnica, eh. Vediamo se... ha funzionato! Prova tu! Okay. Guarda, vai! Butta l'acqua! Non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta. Vabbè, è difficile. Sono ancora viva, però. Certo, meno male che avevi le scarpine. Mi fanno solo male un po' le gambe. Allora, da qui, vediamo dove possiamo saltare. Si può saltare verso di qua. Riprova di nuovo, Anna. Riprova di nuovo. Io ce l'ho fatta, mi sa. Ma io direi di arrivarci con grande e agile mossa. Dobbiamo farci vedere dai giudici e farci vedere ben Pavaldi. Guarda un po' che ti faccio. Guarda che ti faccio come uno Spiderman che si destreggia. Guarda com'è abile. Ehi, ma ce l'hai fatta anche tu? Certo. Come certo? Io mi aspettavo che tu rimanessi indietro per sempre sopra quel grattacielo altissimo. Paro in fretta. E invece... brava, brava. Quindi siamo solo noi due ad essere arrivati qua sopra. Non vedo nessun altro. Tra tutta la città il pavimento era lava per tutti. Ma a quanto pare solo i migliori riescono a superarlo, eh? Forse ce la stiamo tirando un pochettino troppo. In fondo, con questi grappling hook non è stato neanche troppo difficile. Chissà come ce la saremmo cavata se non avessimo avuto nient'altro che un secchiello d'acqua e magari, qualche blocco per costruirci dei ponti provvisori. Potremmo provare anche così al prossimo evento cittadino. Bene ragazzi, noi abbiamo finito il nostro evento. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto e se ne vorreste vedere degli altri simili. Per questa volta vi auguro una buona giornata. Lasciate un bel pollice in su e Lion e Spina, i grandiosi attraversatori di pavimenti lavici, out!